Sia il Bari sia il Cagliari avevano individuato la partita di oggi al Sant'Elia come quella della svolta di un campionato finora deludente. L'incontro è sembrato mettersi subito bene per il Cagliari che, oltre a mostrare un bel gioco e ad essere padrone del campo, è andato più volte vicino al gol. Qui Lucenti devia di testa al lato un cross di Sulcis. Poi al quarto d'ora è Lopez, su punizione battuta da Conti, a fallire il gol. L'azione più bella dei rossoblù è quella costruita al 18esimo, protagonisti Sulcis, Pinna, Lucenti e Suazo. Il Bari Sornione controlla le sfuriate degli avversari e mira a colpire di rimessa, finché non riesce a sfruttare due colossali papere difensive degli avversari. La prima al 27esimo, al termine di un rapido scambio Spinesi-Bellavista-Spinesi con tocco finale, forse non decisivo, di Modesto nella propria porta. La seconda al 33esimo, ancora con Spinesi che sfrutta al meglio un lungo rinvio di Gillet, il portiere biancorosso graziato dalla giustizia sportiva, è proprio oggi di nuovo in campo. L'1-2 tramortisce il Cagliari che ha comunque un'impennata d'orgoglio, segna con Conti su punizione al 39esimo, poi prima dello scadere fallisce così il gol del pareggio con Lucenti, dopo aver reclamato un rigore per questa palla che colpisce Spinesi in piena area. Con le immagini montate da Nicola Calabretta siamo ora al secondo tempo che si apre con un gran numero di Conti non sfruttato da Beghetto. Poi il Bari diventa più sicuro, il Cagliari sempre più sconsolato e neppure gli ingressi di Cammarata, De Angelis e Maielè servono a cambiare le cose. Oggi dunque si è visto un Cagliari spavaldo e energico, ma sicuramente non ha ancora digerito il modulo 4-3-3 voluto dal nuovo tecnico Antonio Sala. Per questo è stato bruciato da un Bari che è invece equilibrato, forte in tutti i reparti. Si diceva che potesse essere la partita della svolta, sicuramente lo è stato, in positivo per il Bari, in negativo per il Cagliari. La linea Maffei.